Buongiorno ragazzi, un grande saluto a tutti. Nella nostra seconda video lezione di grammatica andremo un po' avanti con l'analisi del periodo e studieremo un nuovo esempio di subordinata, come le chiamo io, del terzo tipo o del terzo gruppo. Stiamo studiando da un po' di tempo le subordinate cosiddette avverbiali o circostanziali o complementari indirette, è la stessa cosa. E per il momento ci siamo già occupati delle temporali, delle causali e, nella video lezione di pochi giorni fa, delle consecutive. Aggiungiamo quest'oggi la subordinata finale. Procederemo seguendo questi quattro passaggi che vi ho indicato negli appunti che vedete in alto nel monitor. Come sempre, dobbiamo innanzitutto definire con precisione l'argomento di cui ci stiamo occupando. Arrivare in questo caso cioè a una definizione di subordinata finale. Partiamo da un esempio concreto. Se noi diciamo una frase di questo tipo, io studio italiano per il bel voto. Possiamo fare in questo modo l'analisi logica di questa frase. Io soggetto, studio, voce del verbo studiare, predicato verbale, che cosa? Italiano, complemento oggetto, per il bel voto, complemento di fine più attributo, l'aggettivo bel, ovviamente. Cioè le parole per il bel voto ci stanno raccontando qual è il mio obiettivo, qual è lo scopo, qual è il motivo per il quale mi sto dando da fare a studiare in questo caso la materia che si chiama italiano. Dunque, in analisi logica avevamo chiamato complemento di fine o di scopo, se preferite, quella parte della frase che ci racconta l'obiettivo, il fine, lo scopo che vogliamo raggiungere facendo l'azione espressa dal verbo. In questo caso l'obiettivo dello studio, l'obiettivo di studiare è raggiungere un bel voto. Se noi trasformiamo questo breve esempio da analisi logica in una frase complessa, in un periodo da analisi del periodo, possiamo fare questo tipo di trasformazione. Io studio italiano per ottenere un bel voto. Possiamo cioè trasformare un semplice complemento di fine in un'intera frase subordinata che contiene dunque un verbo, ma che ha lo stesso identico valore, per ottenere un bel voto. Il significato non cambia. Dunque, che cos'è una subordinata finale? Non è nient'altro che una subordinata del terzo gruppo, quindi avverbiale, che ci vuole raccontare, presentare, indicare l'obiettivo, lo scopo, il fine dell'azione raccontata dalla frase reggente. Indica lo scopo della reggente. Dopo questo primo punto, passiamo a un secondo passaggio. Come molto spesso, anzi quasi sempre capita, una subordinata può presentarsi con due forme diverse, o la forma esplicita o la forma implicita. Teniamole distinte e vediamole magari con qualche indicazione in più. Come facciamo a riconoscere una subordinata finale di forma esplicita? È molto semplice. Sarà introdotta o dalla congiunzione subordinante affinché, o dalla congiunzione subordinante perché, o dalla congiunzione subordinante che con l'accento. E il suo verbo, attenzione bene qui ragazzi, sarà un verbo sempre al congiuntivo, quindi massima attenzione. Quindi se noi all'interno di una subordinata riconosciamo questi due elementi, cioè affinché, perché o che con l'accento più un verbo al congiuntivo, siamo praticamente sicuri di trovarci di fronte a una subordinata finale. Invece, la forma implicita della subordinata finale come si propone? È introdotta dalle parole per oppure a, in realtà qualche volta anche dalla parola di, più un verbo, molto più semplicemente all'infinito. Per ottenere, a ottenere, di ottenere, forme di questo tipo. Come nell'esempio, io studio italiano per ottenere un bel voto che abbiamo detto pochi minuti fa. Quindi direi dal punto di vista del riconoscimento procediamo con grande sicurezza. Se riconosciamo una di queste parole spia, affinché, perché, che con l'accento, per, a oppure di, molto probabilmente ci troviamo di fronte
a una subordinata finale. Come sempre facciamo un po' la prova del 9, per così dire, non siamo troppo sicuri di un'analisi fatta in prima battuta, ragioniamo sempre in due momenti. Diamo una risposta e poi controlliamo che sia corretta. Torniamo un attimo alla definizione. Dobbiamo essere sicuri che abbiamo individuato il fine, lo scopo, l'obiettivo dell'azione della frase reggente. Ma pensateci un attimo, quando noi raggiungiamo un obiettivo, lo raggiungiamo sempre dopo essercelo proposto. Torniamo all'esempio di partenza. Io studio italiano oggi per ottenere un bel voto. Il bel voto non lo otterrò oggi, lo otterrò domani, dopodomani, quando incontrerò l'insegnante e mi interrogerà. Detto diversamente, come già avevamo visto nell'analisi logica, il fine segue nel tempo l'azione di cui si sta parlando. Quindi la forma di controllo è questa. Ragionate, in questo caso non utilizzate la grammatica, utilizzate la logica, per così dire il buon senso, ragionate sul significato complessivo del periodo e controllate che la frase 2, per così dire, la frase di cui pensate che sia finale, stia raccontando qualcosa che capiterà dopo, poi, in seguito, rispetto all'azione della frase reggente. Come terzo punto, come sempre, vediamo se c'è qualche eccezione, qualche caso strano, qualche particolarità da evidenziare e da segnalare. Per fortuna questa volta non c'è molto, quindi soltanto un paio di indicazioni molto semplici. La prima indicazione è occhio all'uso della congiunzione perché. Per quale motivo? Perché l'avevamo già ritrovata almeno altre due volte nelle settimane, nei mesi scorsi, studiando le subordinate interrogative indirette e studiando le subordinate causali. Quindi occhio alla confusione. Purtroppo alcune congiunzioni in italiano sono polivalenti, possono cioè avere molti significati diversi e di conseguenza essere utilizzate con la stessa forma ma con significati diversi in subordinate differenti. Quindi mi raccomando, da adesso in avanti, ogni volta che negli esercizi di analisi del periodo troverete la congiunzione subordinante perché, fate molta attenzione. Può avere tre diversi significati. Può introdurre un'interrogativa indiretta, può introdurre una causale, e queste due le abbiamo già studiate, da quest'oggi può introdurre anche una finale, ma attenzione, non sbagliamoci, sarà interrogativa indiretta quando, se nella principale c'è una parola che esprime dubbio, domanda, ad esempio, mi domando, mi chiedo, non so, vorrei sapere perché tu sei arrivato in ritardo. Il fatto che nella frase reggente ci sia un verbo o un'espressione che indica dubbio mi dà la certezza che dopo quel perché introduco un'interrogativa indiretta. Quando potrebbe essere causale l'utilizzo di perché? Se sta spiegando il motivo, la ragione per cui abbiamo fatto una determinata azione, e attenzione bene, la causa nel tempo sta prima di quello che stiamo facendo, il fine invece sta dopo. Quindi, come sempre in analisi del periodo, esistono dei trucchi, utilizzando correttamente i quali non ci si può sbagliare. Basta andare con calma e controllare sempre le cose almeno un paio di volte. Prima ragionare a livello di grammatica, ho riconosciuto questa parola, puoi lavorare con la logica e col buon senso. Cosa vuol dirmi questa parola all'interno della frase o del periodo in cui è inserita? Arriviamo a un quarto e ultimo punto del ragionamento. Vediamo innanzitutto quali sono le pagine da studiare in questi prossimi giorni. Sono le pagine numero 219 e inizio 220 del vostro manuale. Come sempre, per fortuna, le spiegazioni di grammatica sono molto veloci e le pagine da studiare sono pochissime anche in questo caso. Per quanto riguarda invece gli esercizi da svolgere, come sempre sono pochi, ma vanno fatti bene e subito dopo aver ascoltato la spiegazione e aver studiato sul libro. Sono gli esercizi numero 29 e numero 30 a pagina 220. Come già abbiamo fatto tante volte in passato, introduco io lo svolgimento di entrambi gli esercizi per fornirvi qualche piccolo esempio già svolto. Voi dovrete semplicemente andare avanti e, mi raccomando, fatelo, non è un disturbo, rispondo volentieri. Se avete qualche difficoltà, nei commenti al video
Indicatemi quali frasi non vi sono venute e io volentieri vi risponderò e vi darò un aiuto quasi in tempo reale. Prendiamo dunque il nostro manuale a pagina 220 e partiamo da qualche frase dell'esercizio numero 29, che dice letteralmente così: sottolinea le subordinate finali e indica anche se sono esplicite o se sono implicite, è quello che abbiamo spiegato un attimo fa. Partiamo dalla frase numero 1, che dice così: alcuni abitanti del nostro paese hanno fondato un'associazione per aiutare le famiglie della comunità in difficoltà. Facciamo i vari passaggi, distinguiamo con precisione la principale dalle subordinate. Alcuni abitanti del nostro paese hanno fondato un'associazione. È una frase dotata di senso compiuto, può stare in piedi da sola, quindi è la frase principale. Per aiutare le famiglie della comunità in difficoltà. Troviamo la parola per, troviamo il verbo all'infinito, aiutare, ecco che siamo nel caso 2.2. È una subordinata, in questo caso di primo grado, finale, implicita. Il verbo è all'infinito e, diciamo così, da solo non si capirebbe chi è il soggetto, quindi la chiamiamo implicita, per aiutare le famiglie della comunità in difficoltà. Frase numero 2. I ragazzi partirono in pullman al fine di visitare il Museo Egizio di Torino, che è stato recentemente restaurato. I ragazzi partirono in pullman. Frase autosufficiente, sta in piedi da sola, quindi è la principale. Poi dice: al fine di visitare il Museo Egizio di Torino. Qui siamo fortunatissimi. Negli appunti sopra di me ho indicato solo le congiunzioni più frequenti e magari anche un po' più difficili. Ne ho tralasciata alcuna talmente banale da essere del tutto evidente. È chiaro che se una subordinata è introdotta dalle parole al fine di sarà evidentemente una finale. Al fine di visitare il Museo Egizio di Torino, subordinata di primo grado, implicita finale. Poi in realtà c'è ancora un'aggiunta, virgola, Museo Egizio di Torino, che è stato recentemente restaurato. Qui ci troviamo di fronte ad un'altra subordinata. È introdotta da un che, attenzione, è senza accento, quindi non può assolutamente essere un'altra finale, è un normale che è relativo. Museo Egizio, antecedente, il quale che è stato recentemente restaurato. Che può essere sostituito dal quale, quindi è una subordinata, attenti bene qui, di secondo grado, relativa, esplicita. Esso è stato restaurato, il soggetto lo si capisce facilmente. Possiamo passare all'esercizio numero 30, all'esercizio successivo che vi chiedo di fare con particolare attenzione, fa riferimento al punto 3 degli appunti, occhio all'uso di perché, può essere confuso con altri valori. Infatti l'esercizio dice testualmente così: in ogni periodo, sono 8 in tutto, sottolinea la subordinata introdotta dal connettivo, dalla congiunzione perché, indica la sua funzione finale, causale, interrogativa indiretta. Vi dicevo che perché è una parola con molti significati, polivalente, polisemica, detto con dei termini un po' più complicati, così li impariamo, vediamo di non fare confusione e facciamo qualche esempio assieme. La frase numero 1. Giuseppe è rientrato presto perché era stanco dopo una giornata di pesca. Giuseppe è rientrato presto, frase principale, perché era stanco dopo una giornata di pesca. Le possibilità sono tre. Questo perché potrebbe essere finale, oppure causale, oppure interrogativa indiretta. Direi che qui sia molto semplice. Perché era stanco è il motivo. È la causa che lo porta a rientrare a casa prima del previsto, è talmente stanco che non ce la fa più, vuole tornare a casa. Ma una persona prima si stanca, dopo rientra presto a casa. È
è un'azione che sta prima nel tempo e quindi è una causa. Viceversa, se fosse stata dopo, sarebbe stato un fine, cioè una finale. Quindi soluzione della frase 1 subordinata di tipo causale. La frase numero 2. I genitori rimproverano i figli perché questi imparino dai loro errori. I genitori rimproverano i figli, frase principale, perché questi, cioè perché i figli stessi, imparino dai loro errori. Notiamo che c'è di nuovo perché. Notiamo tra l'altro che il verbo è al congiuntivo, quindi è un perché più congiuntivo, come nel punto 2.1. Direi proprio che sia una subordinata di primo grado finale esplicita, perché essi, i figli, il soggetto si capisce facilmente, imparino dai loro errori. Tenete conto di una cosa, ragioniamo anche con la logica, i genitori rimproverano i figli adesso, l'azione è ambientata in questo momento, nel presente, perché i figli, insomma, nei prossimi giorni imparino dagli errori che hanno commesso. È un obiettivo, è un fine, è uno scopo. Sto facendo qualcosa oggi affinché domani i miei figli imparino. Ciò che viene raccontato capita dopo, quindi è un fine. Vediamo di aggiungerne ancora una. Facciamo magari insieme l'ultima frase, la frase numero 8, ve la leggo. Vorrei sapere, in qualità di tuo superiore, perché hai lasciato la tua postazione senza avvisare. Io vorrei sapere, in qualità di tuo superiore principale, sto facendo adesso questa azione, perché hai lasciato la tua postazione. Io vorrei sapere perché ti sei alzato senza il permesso, perché hai lasciato la tua postazione senza avvisarmi. Guardate che cosa c'è nella frase principale. Vorrei sapere. Se uno vuole sapere un'informazione è perché evidentemente da solo non è riuscito a capire una certa cosa. Farà una domanda a un'altra persona. In questo caso è il capo che non capisce per quale motivo il suo dipendente si è allontanato dal posto di lavoro senza chiedere il permesso e quindi glielo chiede: perché hai lasciato la tua postazione senza avvertirmi prima? Sta chiedendo un chiarimento, sta ponendo una domanda e quindi siamo nel caso dell'interrogativa indiretta. Quindi, perché hai lasciato la tua postazione subordinata di primo grado, interrogativa indiretta, direi esplicita. Tu hai lasciato, il soggetto è del tutto evidente e quindi sarà esplicita. Vi ho proposto in tutto, se non ho contato male, 5 esempi di frasi già svolte, rimane un 10-12 frasi da fare, le affido al vostro studio e alla vostra esercitazione a casa. Per qualunque cosa, come sempre a disposizione, mi raccomando, da qualche giorno ve l'ho segnalato su Moodle, ho anche attivato un contatto su Skype, in modo tale che se qualcuno di voi volesse chattare un attimo con me per chiedere qualche chiarimento, o volesse anche fare una breve videochiamata, col permesso ovviamente dei genitori, per avere qualche chiarimento di persona, fra virgolette, anche se a distanza, sono ben disponibile. È sufficiente che mi cerchiate su Skype con il mio nome e cognome, sono l'unico account iscritto come Luca Quadro, mi chiedete l'amicizia, io appena accenderò Skype ve la darò e poi potremo conversare liberamente. Buona giornata a tutti e alla prossima video lezione. Ciao ragazzi in gamba!